come anticipava Gabriella pochi secondi fa, assieme a Maria sono ospiti di Siamo Noi, Vincenzo Di Spirito e Rosaria Della Volpe, entrambi colleghi di Maria proprio alla Whirlpool Indesit di Carinaro. Sono seduti tra il pubblico e tra poco li sentiremo. Intanto li ringraziamo. Con loro anche Nicodemo Lanzetta, che invece è il segretario generale della FIM CISL di Caserta. Abbiamo sentito, no, la storia di Maria. Io però vorrei chiederle a che punto è la situazione, l'avvertenza, che cosa sta accadendo lì? Allora, noi abbiamo una nuova convocazione per il giorno 9 giugno presso il Ministero dello Sviluppo Economico, in quanto tutti gli incontri precedenti hanno visto su Caserta una posizione netta da parte della Whirlpool, e cioè che quello stabilimento non ha più futuro. Dopo l'ultimo incontro anche il governo italiano con il ministro Guidi e lo stesso ministro Poletti ha spiegato che quello che stava mettendo in campo, che sta mettendo in campo la Whirlpool, è inqualificabile, inaccettabile, e che sicuramente non si può permettere che all'interno di una grande azienda che viene in Italia, che spende e investe 500 milioni, ci possano stare chiusure di stabilimenti e licenziamenti, perché è chiaro che Carinaro è l'emblema, perché è 830 persone. Quante persone sono che rischiano? Allora, diciamo che l'esubero complessivo che sta dichiarando la Whirlpool è di 2060 persone. In questo contesto loro prevedono la chiusura di stabilimenti, fra cui il nostro a Caserta di Carinaro, all'interno del quale solo come lavoratori diretti Indesit o Whirlpool ne sono 830. Se consideriamo anche coloro i quali in modo indiretto lavorano per la presenza della Whirlpool sul territorio, noi crediamo che raggiungiamo le 1400-1500 persone. Quindi è un danno enorme che non ha precedenti. Per un territorio già, come dire, difficile. Per un territorio già difficile, è sicuramente chi pensa che la delinquenza a Caserta è un problema solo di Caserta non ha capito niente. La delinquenza è un problema che riguarda... Le inchieste recenti lo sono riguarda tutto. Il problema è che bisogna difendere i presidi che devono dare un futuro a quella zona. Io l'unica cosa che volevo mettere al centro dell'evidenza è che anche il sindacato casertano, FIM ha fatto un accordo un anno fa all'interno del quale ha cercato di dare un indirizzo produttivo a quello stabilimento, perché noi con l'Indesit abbiamo chiuso già una parte dello stabilimento casertano, cioè quello di Teverola dove si producevano le lavatrici, e noi quello l'abbiamo fatto perché quel prodotto, ci hanno spiegato e abbiamo visto, poteva portare alla chiusura dello stabilimento. In quel cambio di produzione, con l'avallo del governo, abbiamo un accordo firmato il 3 dicembre, veniva cambiata la missione produttiva, quindi a Caserta sono arrivati e dovevano continuare ad arrivare delle produzioni per circa 1 milione di pezzi, e quella produzione che oggi la Whirlpool non vuole riconoscere, di fatto andava a saturare più del 70-80% dell'organico, e in un momento di crisi avere una produzione dell'80% è chiaro che era un fatto molto importante. Ma qual è il vero obiettivo dell'azienda, a suo giudizio? Allora, l'azienda si presenta con un piano che prevede investimenti, 500 milioni non è roba da poco, purtroppo fa una scelta che anche dal punto di vista industriale non si riesce a capire. Perché vuole andare via da Caserta? Per andare dove poi? Come? Per andare dove poi? Allora, noi abbiamo un accordo sindacale dove il lavoro che c'è rimane in Italia, solo che la Whirlpool decide di non portarlo più a Caserta o non aumentare le produzioni a Caserta, ma di portarle in Lombardia e nelle Marche. Non è un problema di fare la guerra fra i poveri, il problema è che è inaccettabile che un accordo fatto presso il Ministero con punti e virgole, qua sta scritto anche gli investimenti che andavano fatti sullo stabilimento di Caserta, qua ci sta scritto che la Indesit, che ha confermato questo piano addirittura a ottobre dell'anno scorso presso il Ministero, doveva investire circa 10 milioni e mezzo per avere uno stabilimento gioiello, già è uno stabilimento abbastanza importante, ma con quegli interventi diventava un punto di riferimento non solo per oggi ma anche per il futuro industriale di quella zona. Ecco, ma Rizzo, com'è possibile qui, no, che un'azienda praticamente completamente disattenda un accordo, lo rinneghi, sottoscritto dopo una trattativa regolare con sindacati e con governo? Questa non è una novità, purtroppo, perché è una costante di molte relazioni sindacali. Se uno va a vedere quante vertenze sono aperte al Ministero dello Sviluppo, non so se fino a qualche mese fa erano 150, e questo vuol dire che quando c'è una vertenza di quel tipo vuol dire che sicuramente c'è qualche cosa che non va, no? In questo caso non hanno rispettato gli accordi, in altri casi magari sono successe altre cose, però qui bisogna domandarsi perché l'azienda vuole andare via da Caserta. Questa è la domanda a cui bisogna cercare di dare una risposta. Perché Caserta no, la Lombardia sì
e le Marche sì. Perché che risposta si dà lei? Ma io non lo so, perché posso soltanto immaginare che entri in un gioco considerazioni magari altre, diverse rispetto all'effettivo capacità e forza produttiva di quello stabilimento lì. Vediamo riesco a immaginare, ma non... Vediamo se Lanzetta ne ha un'idea. Noi sicuramente dobbiamo renderci conto che un habitat ideale per una zona parte dal lavoro. Questo stabilimento, per chi non sa la nostra zona, perché io da Casertano difendo fino alla fine lo stabilimento, sta in una zona, quella là dell'Aversano, che è strategica. Cioè, noi in questa zona abbiamo avuto come Indesit, una quindicina d'anni fa, 6.500 famiglie che lavoravano. Là c'è il polo del calzaturo, c'è il polo del tessile, c'è un agglomerato industriale di primo ordine che purtroppo man mano sta andando in decadenza. È situato in un punto strategico perché quell'area industriale è collegata direttamente col porto di Napoli, è collegata direttamente con l'interporto di Marcianise, c'ha assi viari di prima importanza che collegano direttamente con l'autostrada. Caserta è la porta del sud. Perché nonostante questo si vuole andare in Lombardia? Ma noi crediamo che molto probabilmente occorre che anche il governo metta in campo le iniziative affinché diminuisca il divario fra il nord e il sud, perché è chiaro che quando non c'è una politica anche governativa che fra virgolette obbliga, io dico una cosa, quando la Whirlpool ha comprato l'Indesit sapeva l'accordo qual era, e quindi quando 6 mesi fa si sono presentati sapevano che c'era anche Caserta. Poi io posso anche capire quello che si cercava di far insinuare, però io voglio rispondere in modo diverso. Ci sono le infrastrutture, c'è lavoratori che sono stati riconvertiti, quindi possono... Ma cosa volevamo insinuare? La presenza della criminalità organizzata? Ma non è soltanto quello. Si interrogava su perché. Non è soltanto quello, è che purtroppo noi abbiamo l'Italia è un paese che ha un'immagine ammaccata, e ce l'ha ammaccata soprattutto in alcune aree del paese, questo è il punto vero, no? Allora io mi sarei aspettato sinceramente da tutti i governi, ma da questo in particolare, per quello che è stato detto all'inizio quando si è insediato, che ci fosse un'attenzione per questo problema qui. Cioè noi non possiamo avere un paese che si sta spaccando in due. Noi abbiamo oggi il PIL pro capite del Mezzogiorno che è il 57% di quello del Centro-Nord. Nel 73 era il 63%, capite? Senta. Cioè è un paese che invece di convergere verso una stessa... Ecco Rizzo, però una scelta così ovviamente questo divario, questa crepa è necessaria necessariamente l'approfondisce. Allora a me viene da chiedermi, mi chiedo questo, cioè proprio anche molto banalmente, si possono mettere, un governo può mettere banalmente in campo degli strumenti per impedire un'azienda di spostare tutto? Adesso la signora ci ha raccontato che ha dovuto togliere la sua figlia dalla scuola privata perché probabilmente non c'è l'asilo nido a Caserta, no? È l'unica cosa che riesco a spiegarmi. Se è dovuto andare a portare la bambina di 2 anni in un asilo privato, vuol dire che non c'è la possibilità di avere degli asili nido privati pubblici a Caserta, ed è una cosa scandalosa. Ovviamente è una questione di copertura di orari, ma è la prima cosa. Se tu devi creare i presupposti perché ci sia il lavoro, no, in un posto, anche lo Stato deve fare la sua parte, no? Io vorrei sapere il Comune di Caserta i soldi che spreca per cose inutili. Guardi che sono sicuro. Il Comune di Caserta purtroppo è questione di queste ore, addirittura già stava in una situazione disastrata, il sindaco ha dato anche le dimissioni. Però io quando prima facevo quell'osservazione, il problema non è la criminalità, è anche quello un problema, però se qua ogni giorno anche i mass media con tanti programmi mettono in risalto la terra dei fuochi, i prodotti che non sono buoni, questa situazione di inciviltà, di invivibilità con questa immondizia che esce sempre a quintali per televisione, è chiaro che non si dà un'immagine perfetta. Io credo che Caserta è tutta un'altra storia, anche dal punto di vista industriale, perché in provincia di Caserta si può fare industria, ci sono aziende che esportano in Medio Oriente, ci sono aziende che non fanno cassa integrazione. Ecco perché è per Caserta una notevole difficoltà accettare che la Whirlpool dia il segnale che nel sud non ci può stare. Cioè il problema va al di là dell'azienda, è un segnale questo devastante.